Ciao, ed eccoci con un altro brano, sempre del periodo medievale. In taberna quando sumus. Questo brano, guardate, suonare e cantare, o meglio, dai, possiamo fare suonare o cantare. Vi ho allegato anche una versione in MP4 cantata, in MP4, anche se non ci sono scene, perché c'è la traduzione del latino sotto in italiano, così almeno avete idea di che cosa stavano dicendo, no? E ho anche allegato assieme a questi spartiti il testo nel materiale, ok? Benissimo. Poi voi, quando io dico di cantare, magari cantate solamente o la prima, appunto, la prima parte, ok? Quindi questa strofa fino quindi audiatur in distretto taram, fino qua praticamente, no? Ok, vedete dove c'è il segno, questa strofa, altrimenti potete cantarne anche quello che volete, insomma. Poi studiatela anche col flauto, è facile, come vedete. Anche qua, in questi brani facile, in me la difficoltà è che ci sono il do e il re basso, ok? Che rispetto agli altri sono più difficili da intonare, perché non ci deve essere troppa energia del suono, ma neanche non sufficiente, ok, per emettere, cioè abbastanza precisa con il famoso tu, ok, come suono nel flauto, con la posizione corretta delle dita. Non deve essere schiacciato troppo forte, va bene, però dobbiamo essere sicuri che i polpastrelli chiudano i fori. Ci siamo? Quindi qua, soprattutto quando si tratta, è proprio una questione anche manuale, no? La mano poi si abitua a tenere quella posizione, quindi non preoccupatevi se all'inizio vi risulta difficile, se fate dei suoni non precisi, va bene? L'importante è che lo provate a fare, va bene? 10 minuti, un quarto d'ora, è proprio una giornata? No? Allora lasciate perdere e lo fate il giorno dopo, ok? Con attenzione, non tanto per provare a fare, perché altrimenti diventa difficile. Questo sempre, io ribadisco, in tutte le materie, ma in alcune in particolar modo. Dovete fare un disegno in tecnica, preciso, preciso, non ci siete con la testa, le linee non vi usciranno mai giuste, non avrete la matita corretta. Cioè, capite? Quindi anche in musica è la stessa cosa, bene o male in tutto, però bisogna metterci un attimino di testa. Quindi in questo brano la difficoltà è non tanto nel fatto che noi vediamo una alterazione in chiave, sappiamo che questa è la chiave, no? Chiave di Sol, perché abbraccia la linea del Sol, bene? E in teoria, non, quando nei pezzi che abbiamo visto, forse però c'era anche un Si bemolle, vabbè, non c'è nulla, questa si chiama alterazione, va bene? Come si chiama di alterazione? Si chiama bemolle, vuol dire che quella nota, particolare nota, quale? Quella che si trova sulla terza linea, che è quindi il Si, con la chiave di Sol, va bene? Ma non solo il Si che si trova sulla terza linea, tutti i Si che noi possiamo avere nel brano non avranno un suono naturale, ma un suono più basso di un semitono, nella fattispecie. Qui non c'è questa nota, però nella fattispecie con il flauto, ok, guarda, il Si naturale è questo, ci siamo? Ok, questo suono più alto logicamente. Il Si bemolle, ok, si fa così, ok, cioè praticamente faccio il Fa, e alzo il medio della mano sinistra. Sentite? È leggermente più basso di un semitono, esattamente quel leggermente. Ok, ci siamo?
Questo è il sì che si trova sulla terza linea, però anche altri sì, più bassi o più alti, sarebbero sempre si bemolle. Perché lo mettono bemolle se noi non abbiamo qua? Perché questo però si guarderà più avanti, è la sequenza di toni e semitoni, ok? Che ci sono nella scala maggiore o nelle varie scale minore. Nella scala maggiore, in base alla tonalità, la posizione, partendo da una tonica, cioè da una nota base, in questo caso per noi generalmente noi partiamo dal Do. Si dice una scala di Do maggiore, la sequenza è sempre di distanza tra le varie note di due toni, un semitono, tre toni, un semitono. Nelle scale maggiori è sempre così la distanza. Quindi dipende da che nota partiamo per avere o meno le alterazioni. Capisco che magari non è chiara questa cosa, va bene? E voi, come tante altre cose che ho detto, prendete la forza di sentirle quando arriverà il momento, dite: ah, ecco che cosa voleva dire, va bene? In questo caso, però, ci dice questa alterazione che noi possiamo essere in una tonalità di Fa maggiore o di Re minore. Noi poi si guarda così e si vede che. Anche se nel Medioevo non c'erano le tonalità, erano più i modi, ok? Nella nostra trascrizione, e anche questo, caspita, però avete fatto musica antica, la musica nell'antichità, i greci, e lì abbiamo parlato dei modi, ok? Dove c'era il semitono tra il do e il si, modo dorico, ionico, frigio, ci siamo, quindi capite che una cosa è sempre legata all'altra. In ogni caso qua mi dà la tonalità, insomma, qua è di Re minore, nella nostra di adesso, perché ripeto, nel Medioevo non si parlava di questo, di tonalità. Allora, questo discorso che capisco che magari a molti non sia chiaro, magari qualcuno invece che suona ha già appreso questo concetto, è giusto perché per dare un significato a determinati segni che ci sono nello spartito, che hanno tutti un significato. Non vi, cioè, a me in questo momento non serve per chiedervi di spiegarmi la tonalità maggiore o minore, non l'abbiamo ancora trattata, va bene? Quindi è sempre qualche nozione in più che magari sentite la prima volta, la volta successiva che vedete il video, saltate e andate direttamente alla questione del solfeggio o delle posizioni sul flauto. Va bene? Poi che cos'altro possiamo dire? Giusto, qua abbiamo solamente musicato la prima strofa, quindi per fare in modo che tutto il resto poi abbia un supporto musicale, no? Cioè l'altra strofa, abbiamo messo un ritornello e logicamente, non essendoci altri segni di ritornello, in questo caso si ricomincia dall'inizio. Perfetto. Durata delle note sempre solo semiminime, quarti. Perfetto. Quindi abbiamo detto sempre solo uno, un movimento, uno. Ok? Tempo, scusate, di qua, due quarti. Ripetiamo ancora perché prima o poi vi rimane in mente, due quarti vuol dire che in ogni battuta ci devono essere due movimenti da un quarto o dei suoi sottomultipli o multipli, nel senso quali sono i sottomultipli del quarto, l'ottavo no, la croma oppure il sedicesimo, la semicroma, va bene, croma le abbiamo viste gli ottavi, no? Oppure i suoi multipli, quali la minima, cioè quella bianca con la gambetta, cioè che vale due quarti, ok? E pause relative. Qua non ci sono ufficialmente delle pause, per cui, come è successo anche in un altro brano, si danno dei respiri, perché altrimenti uno muore qua se suona sempre senza respirare, ok? Si danno dei respiri nel senso, seguendo il senso della melodia o della parola. Che in teoria sono comunque collegati, ok? In un altro brano non c'erano le parole, non c'era il testo, ok? Però si capiva la ripresa della linea melodica, ok? Va bene, dell'idea musicale che c'era. Quindi
Va bene, come la famosa, il periodo, eh? Il periodo in una, in italiano, in letteratura, l'analisi del periodo, che poi si fa in terza media, ma comunque il periodo è tutta una, è un insieme di parole, un pensiero fino a un punto. Ecco, il nostro punto ipotetico è il senso melodico di questa frase, questo periodo che normalmente è costituito in musica, sempre secondo delle tradizioni, nella tradizione, da 8 battute. Però, ripeto, come in tutti i campi ci sono sempre le eccezioni. Ok? Quindi, giusto perché era facile, abbiamo tirato lunga questa spiegazione. Bene, poi mi raccomando, quando avremo modo di vederci, se avete domande, sono a disposizione assolutamente. Quindi, qua, per quanto riguarda la lettura del solfeggio delle note, è semplice, no? Quindi abbiamo 1, 2, facciamolo lento, voi poi avete in me nella registrazione abbastanza veloce, ok? Però davvero non mi stancherò mai di dirlo. Non abbiate fretta, le cose anche quando vi sembra di perdere del tempo perché non riuscite a farle subito e quindi dovete metterci qualche minuto in più, escono uno meglio e più in fretta. Ciò che hai studiato più lentamente, alla fine esce più velocemente. Se poi lo mettete in pratica, capite questo concetto. Allora, 1, 2, re, re, fa, re, mi, fa, sol, mi, sol, sol, fa, mi, re, fa, re, re. Re, re, fa, re, mi, fa, sol, mi, sol, sol, fa, mi, re, fa, re, re. La, sol, fa, mi, sol, sol, la, sol, fa, mi, sol, sol, la. Re, re, fa, re, mi, fa, sol, mi, sol, sol, fa, mi, re, fa, re, re. Difficile? No, per dirlo. Mi raccomando, non scrivete le note, il nome delle note sotto le note. Se volete, fate una copia a parte, la usate ogni tanto come studio, dopodiché le provate a leggere, va bene? Abbiamo detto che se io metto solo la nota, scritto il nome della nota, non so a che altezza è, ci siamo? E non so quanto dura, quindi non ha senso farlo, va bene? Piuttosto, perché poi lo fate come a memoria, a questo punto vi conviene, se volete, farlo, impararlo a memoria, ma cercando di non leggere di non scrivere le note a piccoli pezzi, va bene? Allora, adesso io non vi faccio vedere lo spartito, però lentamente vi rileggo le note perché non ho quattro mani, quindi non ce la faccio a farlo, anche se potrei trovare un'altra soluzione una volta con il cursore che scorre. No, adesso vediamo, nei prossimi giorni cercherò un'altra soluzione. Allora, praticamente provate a leggere, le dico lentamente, e siccome non hanno dei ritmi diversi, sono sempre e solo quarti, dovreste seguirle, ok? Bene le note. Quindi questo brano, ripeto, ha come difficoltà magari l'intonazione corretta delle note basse. Per quanto riguarda il ritmo, è fattibile, quindi fatelo, provatelo, anche chi ha difficoltà con la lettura. Le note veramente vanno dal re, quelle che dobbiamo fare, al la, ok? Proprio poche, poche, poche. Va bene, però da questo piccolo, soprattutto perché ha problemi di mantenere il ritmo, fatelo perché
l'occasione buona per essere corretti, va bene? Poi, ripeto, potete anche cantarlo, a questo punto sempre giustamente con il ritmo giusto, o cantarlo e suonarlo. Una volta me lo suonate e poi la seconda volta me lo cantate. Così almeno vi allenate, la prossima volta che ci vediamo online facciamo un live su questo brano praticamente, ok? Una parte vi dico di suonare, l'altra di cantare e proviamo tutti assieme a farlo. Va bene, quindi adesso vi dico le note, intanto vi dico le posizioni. Sono 1, 2, re, re, fa, re, mi, fa, sol, mi. Sol, sol, fa, mi, re, fa, re, 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 fa, re, mi, fa, sol, mi, sol, sol, fa, mi, re, fa, re, re, la, sol, fa, mi. Sol, sol, la, 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 sol, fa, mi, sol, sol, la, la, re, re, fa, re, mi, fa, sol, mi, sol, sol, fa, mi, re, fa, re, re. Ci siamo, avete capito? Difficile, è molto più veloce, ma se me lo fate così va bene uguale, va bene. Poi magari invece a cantarlo vi è più facile e lo fate più veloce. Ora proviamo a suonarlo, lo faccio sempre lentamente, non posso però dire le note perché le sto suonando, ok? Quindi, ah, poi vedete che ho messo delle virgole, dei punti, no? Sono proprio queste famose frasi, come c'è nella frase del testo, i versi, ok? Anche la musica segue questo andamento, eh? Ok, allora. Poi ricominciate più velocemente, cioè da capo, scusatemi, non più velocemente. Volevo dire, in teoria sarebbe un po' più veloce il brano, va bene? Quindi potete tirare un po' di più il brano, non dico con la ripetizione perché deve essere allo stesso tempo, o comunque me lo fate solo una volta, però al massimo potrebbe essere un tempo tipo. Ok? Quindi, perfetto, va bene così? Buon lavoro!